Agnese, se Dario deve scorreggiare, fai un passo indietro. Bella questa. Amore, la frase di Amadeus. Lo so, madonna. Agnese, sono rimaste uova in frigo, dice Bisnake. Sì, quelle sì. Ce ne sono ancora 12 e scadono tra 3 giorni, quindi fai sta cazzo di frittata. Domani fa la frittatona. Io non la mangio, però. Come? Buona! No. Di mini, prova a fare frittati. Dario, oggi ho notato di avere due nati che mi devo preoccupare. No, no, è tutto tutti perfettamente hanno due nati che... normale. Esatto. Dario, il prete che vi sposa è il fidanzato di un mio amico. Posso venire al matrimonio? No, sono sicuro che non è così Gargantua 22. Dario, mi sono svegliato con i piedi al posto delle mani. Aiuto. Molto strano. La metamorfosi. Dario, ma è vero che Doraemon è l'essere più potente dell'universo e ti ha sburrato sulla schiena? No, in entrambi i casi. Dario, sono un avvocato divorzista. Posso venire al matrimonio? No, bucio di culo. Gigi, oggi sono andata ad un battesimo usando il trucco della patata arrosto nel pipo. Non capisco perché questa cella è così puzzolente. Consigli? Vabbè. A caso, con Snake ormai andrà totalmente impazzuto. Dario, ma perché ti sei trasferito in Italia? In Egitto non si stava bene? Dario, lo dico un jingle al mio amico Tedde. Ciao Tedde, benvenuto! Dario, vieni a fare serata a Montecatini? Cosa c'è a Montecatini, scusa? Tartufo buono anche. Ah, poi è bellino, no? Ci siamo andati. Ci sono le tigelle buone a Montecatini, porco due ma porco. Ci siamo andati. Ciao, Dario, dove ti posso spedire il calco in gesso della mia fava e per il matrimonio? Ninez, grazie, non lo so, sono a posto così, grazie. Perché non ci raccontate qualche evento interessante che è capitato in tutti questi anni di relazione? Ad esempio, le tue sensazioni dopo aver chiesto alla tua futura consorte di sposarti, quali sono state? Ma io ero sotto l'effetto di un White Russian bevuto praticamente quasi alla goccia, stomaco vuoto. E Agnese non lo so. No, ti ho chiesto a te. Io sono stato felice di farlo e quando l'ho fatto mi sono sentito sollevato perché avevo molta paura. Agnese non lo so. Io mi sono sentita un po' spaventata inizialmente, però la paura era in realtà, come posso dire, è stata poi sovrastata dalla felicità e dalla gioia. E poi all'inizio c'era anche incredulità oltretutto. Ciao Daria, sono un commento serio, no? Sischè, viva la fava di Maurizio Merluzzo. Ma io non l'ho mai vista, quindi non ti saprei dire se è così bella. Dario, c'è qualcuno sotto la scrivania? No. Perché? Accetteresti un contratto a tempo indeterminato alle Poste Italiane? No, Rino Pal, sinceramente. Non è quello che voglio fare, sinceramente. Dario, vuoi sposarmi? No, più Leonardo. Ma voi avete piedi in fondo alle gambe? Sì, sì. Demolox, devo dire la verità. Non ho paura di dirti questo. Sono appoggiata, amore. Dario, puoi darmi consigli sulla rasatura dei peli pubici? Devi stare attento quando arrivi nella zona palle, veramente. Calimero P. Sei proprio un pezzo di me! Grazie ai Norbocus per l'euro. Dario, mi puoi spaccare il malleolo sinistro? No, non voglio farti del male, mai. Dario, Agnese, da quanto tempo state insieme? 6 anni e... quasi 5 mesi. Ma hai capito perché il panettone deve essere un fatto solo a Natale? La tradizione! Ma se uno vuole mangiarlo anche durante il resto dell'anno, perché non può andare? Non cioè, può perché farlo. Non esistono? Scusi. Che Salvini poi si incazza. Castoro Pandoro, meglio il Pandoro. Beh, ti chiami così, quindi. Dario, al matrimonio non voglio essere al tavolo con monitor e il chip. Vabbè, non ti ci metto, anche se non sei invitato. Dario, ho un panettone infilato nel culo, aiuto. E levatecelo. Oppure lasciatelo, cioè, se ti piace. Ah, ok, cioè... Il panettone è buono, non di degazzate, va bene. Non è tanto buono. Il fantasista, uno che si chiama il fantasista. Meglio un panettone o un meteorite nel culo? Un panettone. Agnese, ho preordinato Mulan, mi faresti un jingle? Dice Bisnake. A parte che secondo me non è vero, però comunque. Bisnake, grazie mille amico. Facci fai dire il combacione. In perfetto stile Federic. Dario, Agnese, quando vi sposate, idee per il viaggio di nozze? Dobbiamo seriamente iniziare a pensarci. Agnese, mi regali dei soldi? Purtroppo non posso. Potessi, te li regalerei.
Agnese, ti emozioni facilmente con i film? Sì, tipo piango a ogni film che guardo, anche se non sono film che fanno piangere. Sta tornando. Piero Pelù è amico di famiglia? No, No, però vorrei. Sta non simpatico. si lava quelli mai, tipo ho detto una volta l'anno si lava. Ma cosa? Ti giuro. Vabbè. Amore. Cosa? Sei pipipu. Sei pipipu. Dai, al matrimonio, smoking, scritto smoking, verde, mi raccomando. No, è Verde. verde leghista, niente proprio. Ma A parte dai. la felpa, cioè, è Ma non verde. è quel verde lì, amore, cioè, non è di cui. Dario, mi urli fortissimo nei timpani. Ciao Dario, come stai? Ti vedo malinconico. No, no, sto bene. Sono rilassato. Bugo se ne andrà dal matrimonio? No, perché non è invitato. Poverino, perché non Bugo, chiamiamo che lui a palle questo Bugo. cantare? Ma poi che nome è Bugo? Ma non si chiamerà così, è un nome No, lo so, d'arte. chiaro, ma perché scegliere Bugo? Puoi scegliere quello che ti pare Bugo. Dai, è vero che Bugo è andato via perché Morgan gli ha fatto vedere la porta? Esattamente. Dario, Salvini è invitato al matrimonio? Ma No. assolutamente no, guarda, Assolutamente. Dario, veramente. perché hai scelto il nick Dario Moccia? Non lo so, mi piaceva, mi suonava bene. Agnese, quanto ti sta sul cazzo? Salvini da 10 a 10. 10. Dario, mi fai uscire dalla porta per favore? Sto morendo di Ma caldo. perché Sto vogliono tutti uscire? morendo di cazzate. Agnese, cosa ti porta al matrimonio? Dice Pio Leonardo. Non sei invitato, Pio Leonardo. Basta. Questa è la Se ti vedo ti risposta. sparo. Ma smettila! Sei di fuori. No! Cioè. Ti sparo fuori dal matrimonio Ma a non lo dire calci neanche per nel culo. scherzo. Mi dissocio ovviamente. Sì. Ovviamente, Pio Leonardo è il mio mod, lo conosco bene. Ovviamente sì, Pipino scherzo. sgrodolino. Scherzo, ovviamente. È un grande Pio Leonardo. È solo Pip. che Amore? ti sparo fuori dal matrimonio a calci nel culo. Non ti sparo proprio la Sì, pistola, comunque assolutamente. Pipino Sono un sgrodolino. fantasista io. Pipino sgrodolino Sì. ha donato 1 euro e vuole sapere il tuo personaggio preferito di Attack on Titan. Pipone No, mi sgrodolelli. piace Paulix. Marco. Vabbè, stavo per spoilerare una cosa, però ok. Marco Rossi. Vorrei Dario, c'è ma veramente un perché personaggio che si se ah, chiama è vero, Marco. allora Jessica. Dario, quando sei nato, cosa hai pensato di Rocco Siffredi? Ma Ma cosa vuol cosa vuol dire? Che dire? domanda è? Cioè. Dario, hai non l'ho Mi hanno usato i capelli. detto. Hanno 3DS. Mentre Agnese, ti vedrai bene con. Drumox. E io no, invece, guarda un po'. C'è Ora andato. apriamo le carte. No, dopo. Perché? Cosa, perché, amore? Perché non adesso? Grazie a Mister Gallo per l'abbonamento. Cosa ne pensi di Fuli Culi? Fuli Culi! Ciao! Amore, mi. Aia! Furi culi, ognuni, furi culi, ognuni, a babba blu bevo, a bengo, bibibi. No, mi dà noia quando mi tocchi così. Non mi toccare così, per favore. Dai, 18 a scuola. Oh, no. Azigo zago, c'era un mago con la sua tribù. Sull'astronave navigava. Me la cantavano sempre da piccola, però non mi ricordo che canzone sia. Ecco Teo, No, Ugo, amore. Ugo, che coe, aita, oedete, oedite, ecco Teo, se ne va, tu. Grazie a Non Sono Pizza Morte per l'euro. Pizza morte, un canale pieno di sorprese.
Pizza morte. Così anche lui ha la sigla.